diamo spazio alla salute, la salute del cuore in particolare sarà l'argomento del Buongiorno Dottore di questa mattina. Ci occuperemo delle valvole cardiache, scoprendo che cosa sono, come e perché possono ammalarsi e poi come ci si cura. Ne parleremo quest'oggi in compagnia del dottor Khalil Fattouche, che è responsabile dell'unità operativa di chirurgia cardiovascolare al Maria Eleonora Hospital di Palermo. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a voi. E in compagnia di Giuseppe Speziale, che è direttore della cardiochirurgia di Antea Hospital a Bari. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno. Ci chiama Rosa da Mantova. Buongiorno Rosa. A me mi hanno trovato il cuore allargato e appiattito, e poi tempo fa mi hanno trovato una valvola che non si chiude bene. Ne state parlando adesso, vorrei sapere con precisione che come mai questa valvola che non si chiude bene del cuore. Bisogna ragionare in questi termini. Come dicevamo, quindi le valvole insufficienti non chiudono bene, come nel caso della signora, ma questo non significa che bisogna arrivare subito alla chirurgia, perché ovviamente per poter giustificare un atto chirurgico occorre ovviamente che ci sia una malattia estremamente avanzata, altrimenti ci sono oggi molti farmaci che permettono di sopravvivere, di aiutare il cuore a lavorare nello stesso identico modo prendendo semplicemente dei farmaci. Quindi ovviamente non sono in grado di approfondire di più, no, perché chiaro, non conosco certo il caso della signora, però è normale doverla comunque seguire nel tempo, perché e anche il fatto di aver trovato il cuore allargato e appiattito è connesso, certo, alla patologia. Fa parte del fatto che una valvulopatia, cioè una valvola che non funziona, il cuore va avanti lo stesso, si deforma per compensare, come uno zoppo a cui ovviamente non ha le articolazioni e le gambe perfette, ma cammina lo stesso. Per quanto tempo? Ecco perché è necessario avere spesso dei controlli quando si hanno delle valvulopatie. Ma io ho davanti l'eco con il Doppler che ho fatto il 3 settembre. Sì. E risulta: ventricolo sinistro di normali dimensioni, normale cinesi segmentaria, funzione sistolica globale. Atrio sinistro nella norma, sezioni destre normali, bulbo ed aorta ascendente di normali dimensioni, e qui viene il bello. Valvola aortica tricuspide sclerotica con lieve moderata insufficienza. Rigurgito tricuspidale di lieve entità, pressione polmonare nella norma, lieve retroflessione del lembo mitralico anteriore con insufficienza di lieve moderata entità. Pericardio nella norma. Cosa io vuoi? Vivo sì ogni giorno con la paura di non arrivare alla sera, e la sera mi addormento con la paura di non risvegliarmi la mattina. Il fatto è questo, che ho chiesto al dottore a che cosa potrei andare incontro. E lui mi ha risposto: non glielo dico perché sennò lei entrerebbe in ansia e starebbe male. Ma io ci sto già male. Quanti anni ha signora Rosa? Signora 68. Simona, scusi. 68. Fattouche? Guardi, la signora in pratica ha un eco, non dico rientra nella normalità, ma per la sua età, 68 anni, c'è un po' una patologia degenerativa a livello della valvola aortica che gli ha provocato una insufficienza lieve e moderata. Adesso lei deve stare completamente tranquilla, e il dolore che lei ha avuto sicuramente non è attribuibile a questa valvola, è tutto di un'altra tipologia, perché questa patologia alla valvola non le provocherà dolore assolutamente. Sicuramente lei dovrebbe essere sottoposta a un controllo ecocardiografico poi annuale per seguire l'evoluzione di questa insufficienza aortica. Ma per ora non si deve preoccupare. No, assolutamente non c'è niente da preoccupare, anche perché il cuore spaventa ancora molto, la prospettiva di una malattia al cuore, soprattutto se poi magari non le è stata spiegata. No, assolutamente, lo capisco perfettamente, però come la signora ci ha letto, ha un cuore ancora che funziona perfettamente, non è un cuore dilatato, e quindi questa lieve, moderata insufficienza aortica ancora è molto ben compensata da questo cuore. Ed è da tenere sotto controllo. Una volta l'anno deve fare l'ecografia. L'ecografia. Sentiamo anche Mariangela che chiama da Modena. Buongiorno Mariangela. Buongiorno. Siamo pronti, ci dica tutto. E vorrei sapere che durata può avere la valvola aorta biologica, perché sono stato operato nel 2005. Benissimo, fa un salto in avanti la signora Mariangela, però
Cominciamo allora, prima di rispondere proprio precisamente su questa domanda, diciamo che c'è una strada, che è quella chirurgica, per sostituire le valvole, non al momento in cui sono ancora tutto sommato funzionanti, ma quando il problema comincia a diventare più severo. Vero, Speziale? Sì, allora, quando si decide poi di intervenire, ovviamente soprattutto sulla valvola aortica, generalmente sulla valvola aortica si preferisce sostituirla la valvola. È possibile nei giovani soprattutto riparare la propria o quando esistono certe malattie particolari, ma vista la domanda della signora, la signora probabilmente l'ha sostituita con una valvola biologica. La differenza fra una biologica e una meccanica sta nell'età del paziente in cui si impianta ovviamente questa valvola e ovviamente anche nelle malattie che possono essere associate. Perché? Le valvole meccaniche in sostanza sono concepite per durare all'infinito, perché sono meccaniche, quindi non si deformano, non si alterano, ma impongono di prendere un anticoagulante, quindi un farmaco che scoagula molto il sangue, che delle volte può essere anche pericoloso. Perché? Perché ovviamente ci possono essere i rischi della taratura di quanto siamo scoagulati e quindi in eccesso rischio emorragico, in difetto rischio trombotico. Proprio per questo questi pazienti sono soggetti spesso a controlli periodici del proprio livello di scoagulazione per evitare quel lieve errore. E ma perché bisogna prendere la terapia anticoagulante? Perché la valvola meccanica, le cerniere con cui sono composte, con cui si aprono e si chiudono le valvole, impongono ovviamente che se non si è scoagulati si inceppano. Perché se no si incepperebbe, ecco, per dirla in maniera non medica. Sì. Invece le valvole biologiche hanno una durata eccezionale anche loro, se impiantate generalmente dopo i 70 anni, perché dopo i 70 anni il metabolismo del calcio rallenta. Ci chiama Carla da Pomezia, buongiorno Carla. Buongiorno, ok, senta, volevo farle una domanda, mi capita già da un po' di tempo, io ho 46 anni, le premetto che sono una fumatrice, che durante il giorno, a parte l'affaticamento che sento e il battito cardiaco accelerato, durante la notte invece sembra che il cuore si gira, si muove in continuazione con dei dolori. Cosa devo fare? 46 anni, soprattutto per una donna, è un'età particolare, perché ovviamente è a cavallo di un cambio anche ormonale importante, insomma si va verso ovviamente generalmente la menopausa, per cui possono accentuarsi anche certi sintomi cardiovascolari. In ogni caso la signora non ha fatto nulla. Quindi la prima cosa è rivolgersi a un cardiologo, fare un elettrocardiogramma, una visita e un ecocardiogramma e poi controllare anche certi valori del sangue, perché dalle cose che sento potrebbe essere anche per esempio qualche extrasistole dovuta per esempio anche alla tiroide, non sappiamo, ecco. Quindi comunque esami semplici che possono dare risposte immediate anche escludendo malattie più importanti. Questo spesso viene confuso con l'ansia eccetera, soprattutto la signora è fumatrice, quindi occorrerebbe fare tesoro di questo momento, diciamo, di non benessere, proprio per smettere di fumare. Una domanda, quella di Pasquale da Napoli, che sentiamo subito. Pasquale, buongiorno, mi sente? Allora, senta, io volevo fare una domanda ai dottori. Io ho 46 anni. Sì. Però nel novembre del 2006 fui colpito da un grave scompenso cardiaco e da quel giorno sto sempre sotto controllo con visite mediche eccetera. Attualmente i medicinali che io piglio sono il Dilatren da 25 mg e lo Gestril da 5. Durante la giornata piglio il Coumadin, però il problema è questo, che quando vado a controllo, che vado a fare un'ecografia cardiaca, la frazione cardiaca non mi va oltre il 30-35%. Allora la domanda che io volevo porre ai dottori: come devo fare per poter farla salire ancora? Perché lo so che sicuramente è bassa.
Grazie, arrivederci. Grazie a lei, Pasquale. Ma per il signor Pasquale hanno fatto una diagnosi di scompenso cardiaco, quindi se lui non ha sicuramente una patologia valvolare, se no gliel'avrebbe detto il medico. Non ha avuto infarti, quindi se no si poteva spiegare perché ha questa funzione del cuore così depressa. Potrebbe avere una patologia del muscolo cardiaco di natura non conosciuta, e noi chiamiamo idiopatica, che provoca una alterazione della funzione cardiaca con riduzione della forza di contrazione. Che è questa frazione. Purtroppo il signor Pasquale, i farmaci che prende vanno benissimo per questa patologia, ma non abbiamo ancora a disposizione un farmaco che fa aumentare questa frazione di iezioni. Ci sono alcuni farmaci che si fanno in ospedale, però insomma sono per i casi critici. Comunque dovrebbe stare tranquillo, perché anche col 35% di frazione di iezione, se non si aggrava la situazione, potrebbe andare avanti. E la signora Grazia che chiama da Bari. Buongiorno Grazia. Buongiorno. Ci dica tutto. Allora, io premetto, ho 65 anni, sì, per cui verso i 40 anni ho sofferto di questa aritmia al cuore, non so dove dire, mezzo al petto, e mi batte forte il cuore e mi fa anche un po' male. Dopo tanti anni è ritornato da poco tempo e il mio dottore mi dice che è ansia, mi ha dato da fare delle analisi, la tiroide sta bene, e mi ha dato a fare l'elettrocardiogramma. Purtroppo qui non so come, dobbiamo andare al primo a pagamento, perché me l'hanno data tra 5 mesi la visita. Perché ho visto la vostra trasmissione, volevo una spiegazione, è possibile che sia veramente ansia? Speziale? Beh, diciamo, intanto buongiorno signora, perché visto che venite da Bari, esatto, io, anche il dottor Speziale lavora a Bari, io vivo a Bari e lavoro a Bari all'Antea Hospital. Può essere ansia, certo, può essere ansia, ma il problema sulle malattie cardiache, come dicevamo prima, è escluderle, quindi anche se può essere semplicemente dell'ansia, noi abbiamo il dovere e la necessità di escludere certe malattie cardiovascolari. Quindi anche per la signora la tiroide è normale, ma deve fare non solo un elettrocardiogramma, ma anche un ecocardiogramma, perché attraverso questi due esami già l'inquadramento cardiovascolare è abbastanza buono, quindi sono esami semplici, poi fattibili, diciamo, in qualsiasi laboratorio di ecocardiografia, e già con questi è possibile orientare il paziente, insomma, su qualcosa di cardiovascolare o no. Ancora a Bari, e in questo caso è Adriana che ci chiama. Buongiorno Adriana. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci dica. Senta, io volevo sapere una cosa. Ho 62 anni, sì, e ho fatto un ecocardiogramma e mi dicono insufficienza mitralica e tricuspidalica di grado lieve. Io mi volevo sapere se c'è qualche rischio o posso cominciare qualche terapia per prevenire. Non via. Grazie signora Adriana, le lascio, nonostante sia anche questa sua conterranea, la lascio comunque a Fattush, che prego. L'insufficienza mitralica lieve in pratica non è una patologia grave. Adesso l'importante sull'insufficienza, se la signora ha dei sintomi, un po' di aritmia, un po' il cuore che va più veloce, un po' di affanno, un po' della sua limitazione dell'attività fisica, conviene fare questo eco in un centro di alta specialità, perché l'insufficienza mitralica è una patologia a volte molto traditrice, nel senso, potrebbe anche essere una patologia dinamica, nel senso che lei la vede adesso e la trova in lieve o lieve moderata, mentre facendola in altre condizioni la trova severa. Quindi se è confermata un'insufficienza mitralica lieve, non dovrebbe fare. Ma cos'è che deve fare questo esame? Ci ha detto, scusi, può ripetere? Che esame dovrebbe fare per... Ma l'ecografia è un esame molto semplice e lo possono fare tutti, ma in certe patologie è uno degli esami di tecnicamente più difficile. Una di queste è l'insufficienza mitralica, che bisogna essere valutata in certi laboratori con una certa esperienza nel settore. Quella di Giuseppe da Varese. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno.
Salve, io ho fatto delle visite cardiologiche e poi un'ecocardiografia e un sottosforzo e mi risulta la vena aorta dilatata. Volevo sapere se è pericolosa, qualche accortezza che devo avere. E quanto è il diametro di questa aorta? Quanto è grossa? Mi sembra 5,6, se non erro. Le torna? Molto. Se 5,6 all'ecografia ha una indicazione per un trattamento, potrebbe essere una patologia molto importante. Quindi lei conviene di andare in un centro di cardiochirurgia specialistico, di fare magari anche una TAC e confermare questo dato, perché se veramente 5,6 centimetri diventa una patologia da attenzionare, ma anche forse da trattare chirurgicamente anche, sì, in questo caso.